la voce enciclopedica che costruisco oggi per questa video enciclopedia che sto pubblicando su YouTube e nel mio sito ha per nome Keynesismo e Neoliberismo e la dedico a Daniela, imprenditrice, una amica mia non laureata, accetto commissioni soltanto da amici non laureati, per dire loro qualcosa che gli serve per chiarire le idee intorno ai temi fondamentali della nostra vita. Il mondo intero e i paesi occidentali in particolare sono da anni occupati nelle comunicazioni di massa, anche televisioni, giornali, radio, da un dibattito ozioso che è keynesismo o neoliberismo. Gli economisti, i politici, gli intellettuali, gli storici, i pensatori, i dispensatori di verità litigano fra di loro, si accapigliano. C'è chi sostiene il neoliberismo e chi sostiene il keynesismo, cioè un maggiore intervento dello Stato nell'economia o un minore intervento, così dicono loro. Ma che cos'è il keynesismo e cos'è il neoliberismo in realtà? Cioè nella realtà storica e politica del nostro mondo, gli intellettuali non lo sanno o non lo dicono. All'inizio del XXI secolo negli Stati Uniti è comparsa una grande crisi finanziaria che si è diffusa in vario modo e il dibattito su keynesismo o neoliberismo si è riacceso. Ancora oggi, quasi ogni giorno, si discute in Europa, in Italia, in Germania, se bisogna essere più neoliberisti o keynesisti, se bisogna investire o non investire. Bene, il Novecento è stato il secolo della crisi della civiltà moderna. Come ho detto in altre voci, questa crisi è iniziata agli inizi del Novecento e ci sono stati una serie di tentativi di reagire a questa crisi. Una di questi è il keynesismo, nato sulla scia della crisi del 29 negli Stati Uniti. Un economista di nome Keynes ha proposto misure economiche di nuovo tipo. Ma lasciamo il modo come le raccontano gli economisti, i politici queste. Cos'è accaduto in realtà? È accaduto che negli Stati Uniti prima e in molti paesi poi si è indebitato lo Stato e si sono indebitate le istituzioni pubbliche per far continuare a funzionare in qualche modo l'economia. Questa impostazione keynesiana è durata nei paesi occidentali e più generalmente nel mondo fino agli anni 70, poi è entrata in crisi ed ha prevalso un'impostazione economica e sociale neoliberista. Lasciamo stare come la raccontano gli economisti, i politici, gli intellettuali. Cosa è accaduto? Che così come nel keynesismo si erano indebitati lo Stato e le istituzioni, con il neoliberismo si sono indebitati le famiglie e gli individui. E questo è durato fino a qualche anno fa. Ed ecco cosa è accaduto all'inizio del XXI secolo. Che essendosi indebitati lo Stato, le istituzioni pubbliche, le famiglie e gli individui, non si trova più la fonte dell'indebitamento, dell'investimento. Ecco
una delle ragioni per cui questa è una crisi di civiltà. Ma di questo, della ragione vera, profonda, storica e strutturale di questa grave crisi di civiltà che è politica, economica e culturale, gli intellettuali non parlano. Parlano se bisogna essere più keynesiani o neoliberisti. Le persone non capiscono, e fanno il tifo per gli uni o per gli altri senza capire bene di cosa si parla appunto di questo, che non si sa più come sostenere l'economia e quindi bisogna crearne una nuova, nuove teorie, nuove pratiche che ci sono in parte, ma che non sono messe in chiaro né queste nuove teorie né queste pratiche, e quindi si chiacchiera fra intellettuali facendo in modo che la plebe non comprenda la realtà delle cose.